Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In apertura di questa edizione parliamo dell'ultima seduta dell'organo legislativo regionale che ha approvato a maggioranza la terza variazione di bilancio con uno sguardo anche al 2024. Con 24 voti a favore e 13 voti contrari, il Consiglio regionale ha approvato la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Durante la votazione sono stati approvati una serie di emendamenti presentati dal Presidente della Giunta, Eugenio Giani, con i quali si sono introdotti alcuni contributi, rimodulando al contempo gli impegni previsti in precedenza. La terza variazione al bilancio si componeva di due distinti atti, la proposta di legge 154, interventi normativi collegati, e la proposta di legge 155, la variazione di previsione vera e propria, ambedue votate a maggioranza. Votati anche due ordini del giorno collegati alla proposta di legge 155. Il primo, a firma della consigliera Elisa Tozzi, è stato respinto dall'Aula. Con l'atto di indirizzo la consigliera intendeva impegnare la Giunta regionale ad attivarsi per definire un accordo con le associazioni rappresentative delle RSA toscane per l'aumento della quota sanitaria nelle residenze sanitarie assistenziali e a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie. Approvato all'unanimità invece l'ordine del giorno del Partito Democratico, prima firmataria Cristina Giachi, che impegna la Giunta regionale a confermare già dalla prossima manovra un adeguato livello di finanziamento degli interventi educativi per l'infanzia, prevedendo in tal senso gli importi consolidati degli scorsi anni al fine di garantire la sostenibilità di tali servizi per le famiglie interessate, ad arrivare quanto prima a garantire la gratuità degli asili nido in Toscana per le fasce di reddito più basse mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie, in coerenza con quanto previsto dal programma di governo. È la variazione che, come al solito, vede la cultura protagonista dei finanziamenti, e sono i finanziamenti ordinari per il funzionamento delle grandi istituzioni culturali di livello regionale e delle associazioni, un settore che impiega migliaia di lavoratori e lavoratrici che erano e sono in trepidante attesa di questa variazione per poter serenamente far fronte ai bilanci e alle attività che hanno finanziato in questo anno. È una variazione significativa e ci ha un po' sorpreso che tante delle proposte correttive delle opposizioni volessero tagliare questi fondi per destinarli ad altre poste altrettanto importanti, tipo quelle del diritto allo studio e dei servizi all'infanzia. Missione e funzione che anche il bilancio tiene sotto controllo, immettendo risorse con la variazione sia sul capitolo dei servizi all'infanzia e quindi dell'aiuto alle famiglie per la frequenza degli asili nido, sia sul diritto allo studio e quindi sul pacchetto scuola cosiddetto, cioè quelle somme che servono alle famiglie per le spese scolastiche dei propri figli. È chiaro che si tratta di funzioni prioritarie, ha fabbisogno crescente purtroppo perché la povertà tra le famiglie sta aumentando. Abbiamo chiesto con un ordine del giorno come Partito Democratico alla Giunta, che ci ha ampiamente rassicurato, di tenere d'occhio questo fabbisogno crescente e di ripristinare appena possibile tutte le somme necessarie a farvi fronte. La terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e gli interventi normativi collegati sono stati illustrati dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani. Il Consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio la cui caratteristica principale è senza dubbio quella della riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento. Oltre 120 milioni in meno di autorizzazione all'indebitamento per l'anno corrente dovuto al fatto che ci sono una serie di spese di investimento che vengono tutte spostate sulle annualità successive. Tuttavia, questa manovra presenta alcuni tratti importanti, molte linee di finanziamento che in parte vengono effettuate mediante appunto autorizzazione all'indebitamento e dall'altra mediante strumenti diversi da quelli del ricorso al credito. Si conferma l'impressione che la Giunta operi con interventi a spot senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della Regione Toscana, ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti.
In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate, ma c'è anche delle cose straordinarie, ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di Massa dopo che la Regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal Ministero, dal MITE, a causa di una sua endemica inerzia. Una variazione di bilancio che naturalmente non si discosta rispetto a quello che è il motivo trainante di 2 anni di mandato, ovvero una totale assenza di programmazione, misure estemporanee, misure che sostanzialmente denotano una totale mancanza di visione sul futuro della Toscana. Non c'è niente per le imprese, non c'è niente per le famiglie, non c'è ricorso anche all'indebitamento e quindi alla contrazione di mutui che possa giustificarsi nell'ambito di interventi strutturali importanti. Ecco perché naturalmente su questo noi esprimeremo totalmente un voto contrario. Innanzitutto non ci è piaciuto il metodo, perché la manovra è stata approvata dalla Giunta il 17 ottobre ed è arrivata in Consiglio soltanto l'8 di novembre. In prima commissione abbiamo fatto le corse per studiare in modo approfondito gli atti, quando poi abbiamo visto per motivi politici di tenute della maggioranza addirittura 3 rinvii. Il Presidente Gianni continua ad avere una concezione aristocratica dell'attività di governo, come se i rappresentanti del popolo fossero dei meri obliteratori delle proprie decisioni. Così non va. Il capogruppo Stefano Scaramelli ha annunciato il voto favorevole di Italia Viva. La Regione Toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori. Italia Viva è stata determinante per portare questo atto in aula. Rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare, dopo 2 anni di mandato, una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche, dei rifiuti. Pensiamo al sostegno alle imprese, abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora faticano dopo l'esperienza del Covid e che hanno problemi a pagare le bollette, quindi siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere approvata in queste settimane perché appunto potesse provare e produrre degli effetti fin dai primi mesi del 2023. Ci aspettavamo che su questa variazione di bilancio la Regione Toscana volesse fare degli interventi di visione che andassero a comunque intervenire su ambiti generali. Invece troviamo il solito interventino alla Gianni Maniera che va a rispondere alla singola domanda del singolo comune, del singolo teatro, del singolo impianto sportivo, con una scelta noi riteniamo del tutto arbitraria che non penso sia un bel modo di interpretare il ruolo della Regione Toscana. Quasi all'unanimità l'Aula di Palazzo del Pegaso ha poi dato l'ok ad un provvedimento per le comunità energetiche. Una legge per dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia ecologica basati sul localismo energetico e il contrasto alla povertà energetica. Questo l'atto che l'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato con 31 voti a favore e un astenuto dopo un lungo dibattito e soprattutto dopo un lavoro di approfondimento degli uffici e di tutti i consiglieri. Il testo, come ricordato dalla Presidente della Commissione Attività Produttive, Ilaria Bugetti, è la sintesi tra 3 diverse proposte di legge presentate rispettivamente da Vincenzo Ceccarelli, Elisa Tozzi e Irene Galletti. Con questa legge noi andiamo e abbiamo messo in bilancio un primo step di 100.000 euro che serviranno come sperimentazione, dopodiché si aggiungeranno i 20 milioni che già la Giunta ha stanziato. Diamo un indirizzo forte che è attento alle imprese, che è attento al sociale, che è attento a tutta la comunità e quindi al grande tema della povertà energetica e della transizione ecologica, rispettando quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, ma anche del Piano Nazionale sull'Energia. Quindi è un nostro contributo a dare quegli indirizzi e a far sì che la comunità energetica diventi un patrimonio culturale di tutta la nostra regione. E con questo pensiamo di aver iniziato un percorso che piano piano andrà a strutturarsi. Oggi si arriva a una condivisione di una proposta di legge. L'unico punto su cui a noi abbiamo chiesto un impegno e l'assessore Monni se l'è preso finalmente è quello che i 100.000 euro che vengono stanziati oggi con questa PDL non sono sufficienti, quindi chiediamo un impegno maggiore da parte della Giunta dal punto di vista delle risorse economiche e quello che ci auspichiamo è che gli enti locali, privati, le associazioni
siano interessati a questa proposta di legge delle comunità energetiche rinnovabili, perché veramente potrebbe essere una risorsa che fa da volano all'economia e alle energie rinnovabili della Toscana in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando. Abbiamo voluto privilegiare questa possibilità di fare comunità nella produzione e nell'accumulo dell'energia qualora vengano costituiti da associazioni anche di volontariato, soprattutto il mondo del no profit, e nel contempo la possibilità di integrare le comunità, appunto, di cittadini, di imprese, di realtà che nelle piccole realtà soprattutto possono andare a produrre energia e condividere quella che è oggi un bisogno collettivo. Ovviamente le risorse della Regione Toscana andranno a favore essenzialmente delle realtà no profit e di persone e di soggetti svantaggiati, e questo elemento di novità assoluta del quadro normativo regionale e nazionale. Vogliamo favorire la nascita delle comunità energetiche e intendiamo supportare e finanziare questa nascita attraverso la formazione, attraverso il riconoscimento anche delle spese di progettazione, e poi la Giunta allocherà risorse europee per circa 20 milioni. Crediamo che questo sia veramente uno snodo fondamentale che la Toscana deve cogliere, e quindi dobbiamo fare tutti gli sforzi e dare a disposizione tutti gli strumenti affinché le comunità energetiche nascano, e nascano in un numero più possibile elevato. Forze politiche tutte d'accordo nel dire no a quella che è una minaccia per il mondo agroalimentare, secondo ovviamente le associazioni di categoria, il cosiddetto cibo sintetico. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione a sostegno della mobilitazione contro il cosiddetto cibo sintetico, promossa da Coldiretti insieme a Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition, presentata dal gruppo PD, primo firmatario Marco Nicolai. Una firma e da parte mia e da parte del gruppo del PD una mozione di cui sono primo firmatario e che è oggi all'ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio regionale si esprima a sostegno di questa battaglia, che è una battaglia molto importante, che deve vedere la Toscana in prima fila, perché una regione che fa dell'agroalimentare di qualità un tratto della propria identità, oltre che della propria economia, non può che essere in prima fila in questa richiesta e in questa battaglia che Coldiretti ha lanciato e che ci deve vedere tutti insieme per garantire appunto la qualità del nostro settore agroalimentare. I consiglieri regionali hanno firmato la petizione della Coldiretti, con la quale si chiede al governo di intervenire per contrastare la produzione dei cibi sintetici e tutelare le produzioni agroalimentari made in Italy e in questo contesto quelle regionali della Toscana. La mozione chiede alla Giunta regionale di attivarsi in conferenza Stato-Regioni e nei rapporti con il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale, al fine di difendere le filiere agro-zootecniche regionali anche mediante iniziative legislative di limitazione della produzione e del consumo del cibo artificiale in Italia. L'atto di indirizzo chiede anche di porre in essere nelle opportune sedi tutte le iniziative necessarie a tutelare il settore agroalimentare toscano in virtù del ruolo chiave che svolge nel sostenere e salvaguardare le aree rurali mediante la generazione di lavoro e reddito. Per noi la tutela dei prodotti made in Italy, la dieta mediterranea, la culla della dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, è base in Toscana, quindi non potevamo che accogliere questa petizione ringraziando Coldiretti per averla portata all'attenzione della politica. Un tema veramente sentito, ci batteremo in tutte le sedi perché non possiamo accettare che in Italia e in Toscana si possa vendere e commercializzare la carne sintetica. Il made in Italy, inteso come cibo, inteso come eccellenze no gastronomiche, che sono anche spesso traino per il turismo, sono una voce per il nostro paese importante anche in termini di PIL. Quindi tutto il settore dell'agroalimentare merita il nostro massimo sostegno, soprattutto ora, in questo momento particolarmente difficile, con i rincari, in cui anche la Regione Toscana dovrà fare la propria parte. Quindi non solo un gesto simbolico, ma che si deve accompagnare naturalmente anche a tanta sostanza, risorse e diciamo un sostegno politico a tutto tondo. La Toscana è vicina ovviamente al mondo delle produzioni e quindi ovviamente al mondo delle associazioni di categoria, che ovviamente stanno difendendo le nostre produzioni e soprattutto la nostra tradizione e la nostra cultura anche alimentare. Beh, è una priorità per Fratelli d'Italia, lo è da sempre, lo è da prima che fossimo al governo, lo siamo oggi. Recenti sono gli interventi in aula del ministro Lollobrigida, l'impegno preso anche dal nostro premier Giorgia Meloni, quindi chiaramente oggi siamo a dare manforte a Coldiretti per questa battaglia che in questo senso
è proprio una battaglia di civiltà. C'è sicuramente un motivo di sostegno alle nostre imprese agricole di qualità, che sono anche la nostra caratteristica da un punto di vista dell'enogastronomia della regione toscana, e da un punto di vista della salute, che ci sembra importantissimo, perché finché non ci sono approfondimenti al di là della ricerca, credo sia necessario andare in questa direzione e usare molta cautela quando si parla del cibo e della salute dei cittadini. Con la firma i consiglieri stanno, devo dire, in maniera veramente importante dicendo sì a questa proposta di legge che vuole mettere al centro l'agricoltura tradizionale, l'agricoltura fatta come si fa da sempre nella nostra Toscana, nella nostra Italia, e quindi speriamo veramente che l'obiettivo di raccogliere le firme si raggiunga al più presto e che la mozione, appunto, che verrà votata passi. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.